La fine di un'era è quello che si spera. Un'estradizione fondamentale e un arresto importante sono le certezze. Rocco Morabito, il re della droga di Milano e del suo Interland, dove da anni la presenza della criminalità organizzata, specie di 'ndrangheta, è ormai assodata, è stato consegnato alle autorità italiane. Sbloccata l'estradizione dal Brasile, Morabito è ritenuto il boss della 'ndrangheta tra i più importanti nell'ambito del traffico mondiale di droga. Morabito, 56 anni, si trova finalmente in Italia in quanto è atterrato all'aeroporto romano di Ciampino nella mattinata di mercoledì. Il boss è stato estradato dal Brasile, dove era stato arrestato il 25 maggio del 2021 dalla Polizia Federale dello Stato brasiliano nel corso di un'operazione congiunta con i carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Reggio Calabria, supportati dal Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, il progetto ICAN, e dalle agenzie statunitensi DEA e FBI. Deve scontare ora una pena definitiva di 30 anni di reclusione nel nostro paese. Quello di Morabito è un nome di peso nel mondo criminale, era inserito nella lista dei latitanti di massima pericolosità da parte del Ministero dell'Interno. Morabito era secondo in questa classifica solo al boss mafioso Matteo Messina Denaro, ancora latitante. Parente del noto esponente di vertice dell'Andrangheta Giuseppe Tiradrit, Rocco Morabito è stato al centro di una complessa vicenda investigativa, arrestato in Uruguay nel settembre 2017 dal ROS dopo 23 anni di latitanza. Il 24 giugno del 2019 era riuscito a evadere da un penitenziario di Montevideo quando era in attesa di estradizione verso l'Italia. Da quel momento se ne erano perse le tracce e solo a maggio 2021 è arrivata la svolta e il nuovo arresto. Anche grazie al monitoraggio delle scie telematiche, le forze dell'ordine hanno localizzato Morabito a Joao Pessoa, dove è stato rintracciato in compagnia di un altro ricercato di 'ndrangheta, Vincenzo Pasquino. Quest'ultimo era a sua volta ricercato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino, che stava conducendo parallele indagini coordinate dalla Procura Distrettuale del capoluogo piemontese. Quindi, dopo il secondo arresto, finalmente arriva la possibilità di estradare Morabito in Italia.